Benvenuti in questa nuova rubrica di noi, Piedmont Delights. Siamo in questa nuova cucina, molto bella, bella. Per presentare questo nuovo format, la prima puntata dove racconteremo i nostri produttori, produttori tipici piemontesi e i loro fantastici prodotti. In questo nuovo format, format informale, sì. In questa nuova cucina ci beviamo qualcosa, raccontiamo la nostra regione, i gusti tipici della nostra regione, no? Sì, siamo partiti alla fine 3 anni fa dal Piemonte, perché uno perché è la nostra casa e in realtà siamo partiti principalmente dall'Alto Piemonte per valorizzarlo un po' di più, perché ci sono prodotti, storie di produttori che devono essere conosciuti, e quindi siamo partiti dal Piemonte per scoprire noi stessi piemontesi il Piemonte. Esatto. Io sono Nikas. Io sono Tommy. Iniziamo. Fame. Ah, però, ha! Portate le cose. La famosa scatola. Così. Prima la faccio vedere agli amici a casa. Amici a casa. Ha! Ah, tu non lo saprai mai. Scatola Piemont Delights, bella. E abbiamo... Non lo sapevo. Formaggini. Ma non formaggini. La storia. La storia la più storia o meno di del Piemonte. Anche di Piemont Delights, devo dire. Prima di tutto, ostrica di montagna. Qua. Vedere le amici qua. Qua fa storia. Là. Poi abbiamo una new entry. Bra. Qui, bro. Fa un po' ghetto. Questo qui è quello, è il formaggio di rapper. Mangia un po' di bra. Poi però fa un po' di autotune. Blu, blu, blu. Fa più Manchester. E poi abbiamo proprio la Ferrari dei formaggi. Vabbè, questo sai che io ho un grosso debole. C'è da... Bentelmat. Dulcis in fungo. Me l'aspettavo da te. Sì, Castelmagno. Perché in realtà, pensaci un po', che secondo me su questa... Ma non lo mettiamo qua. No, su questa sei già capito... Io ti ho fatto delle cose. Ah, però. Questo lo mettiamo via, visto che bei formaggini che ti ho portato. Questi però sono anche da mangiare, quindi sì, direi sì. Che... Guarda che magia che ti faccio, Ma qua c'è... Qua stiamo andando a livelli altissimi, come guarda, prima puntata. Guarda, sarà anche la maglia nuova, lo stile, il vino. Forse, ma io ho fatto di meglio. O meglio. Ho fatto il meglio. Perché ti ho portato direttamente dalle loro cantine dove affinano tutti questi formaggi e sono con noi qui, come prima puntata, i guffanti. Possiamo entrare, grazie. Benvenuti. Vi abbiamo già servito del vino. Giulia di Crola, che voi conoscete molto bene, quindi oggi giochiamo in casa. E abbiamo portato anche tre formaggini vostri. Gli spediti Piedmont Delights, mi auguro. Sì, sì, questa volta portati a mano. Li hanno tolti dalle cartacce, come forse... Li avete fatto solamente bene. Il formaggio è una cosa viva e messo senza aria e sottovuoto soffoca come qualsiasi organismo umano. Sì, e quindi già nel vivo di e quindi bravo, messo nelle condizioni migliori. Uno dei punti cardine che forse poi... per l'e-commerce, che quando viene spedito viene messo ovviamente sotto vuoto, certo. Perché se deve farsi 48-72 ore di viaggio deve essere protetto in qualche modo. Formaggio va semplicemente protetto. L'argomento è una scatola di plastica se il frigo è troppo asciutto e quindi mantiene la sua umidità. Un formaggio che è stato curato perfettamente, che è stato allevato, facciamo un esempio a caso, da Guffanti, arriva che non ha più umidità in eccesso e quindi, per esempio, rarissimamente ammuffisce. Se ammuffisce è perché viene messo in un ambiente dove ci sono altre muffe che trasmigrano magari da una scatola di yogurt che è stata presa da un bancone dove è stata rigirata dalle mani di tutti. O da una verdura, cioè nel frigorifero c'è un po' di tutto. Noi compriamo carne, pesce, di tutto, lo mettiamo tutto stipato nel frigo. Tutto lì. È tutto lì. Il formaggio, diamogli un minimo di attenzione. Brava, sì. Esatto, e quindi... Gli affari suoi. Tra l'altro, niente paura delle muffe cosiddette. Quella piccola colorazione che si vede sulle paste è semplicemente il formaggio che sta ricreando la sua crosta. Niente di... drammatico. C'è muffa e muffa, la muffa nobile, formaggi nobili hanno delle muffe nobili e semplicemente si sta riformando la crosta. Un coltellino, uno strofinaccio, togliamo e non è successo assolutamente niente. Ma in generale non deve succedere niente, perché il formaggio che viene selezionato con dei criteri di valorizzazione del prodotto è un formaggio
che si ammuffisce perché è stato messo in un ambiente non corretto. Ed è per quello che dicevo, una scatola di cartone dove il frigo è troppo umido, una scatola di plastica dove il frigo è troppo secco e resta l'ambiente interno naturale perfetto. Allora iniziamo a assaggiarli. Beh, però sì. Giusto avere un... Che cos'è l'affinatore? Perché molto spesso poi sembra il... viene un po' non detto, non sembra un lavoro vero, come no. Un po' noi quando siamo partiti con l'e-commerce ti dicono tutti e che lavoro fate? È vero, come l'influencer, che, esatto. Cosa fa, ma fa del lavoro. No. Che cos'è un affinatore? Noi in questo abbiamo, come azienda, abbiamo imparato anche tanto dai cugini francesi, loro hanno un termine che identifica il mestiere di colui che cura il formaggio come éleveur de fromage, qui davvero prendiamo un po' spunto dai francesi. Un éleveur è colui che porta, sviluppa il formaggio. E noi abbiamo fatto anche un'ulteriore evoluzione del termine affinatore in allevatore. Allevatore perché partiamo, voi l'avete visto quando siete stati anche in cantina da noi, quando siamo andati in alpeggio, partiamo proprio da una materia prima estremamente grezza, che è latte coagulato. Il latte coagulato generalmente latte crudo, spesso, anzi per la maggior parte di animali che pascolano liberi, che mangiano quindi su prati polifiti, e prodotto con l'impiego di strumenti tradizionali, che con l'utilizzo di strumenti tradizionali, soprattutto legno e rame. Spero, quindi, scusami intanto di aver tagliato il modo giusto, non che mi guardate male. Assolutamente. E quindi l'allevatore praticamente parte da zero, dal formaggio allo stato iniziale, quasi embrionale, e lo fa crescere, lo fa evolvere, fino ad arrivare al momento ideale per essere presentato in tavola, come su questo bellissimo tagliere sul quale oggi voi presentate questi tre formaggi. Quello è il mestiere dell'allevatore, portare a livello migliore anche da un punto di vista empirico, con delle prove. Il bello un po' di questo mestiere è che le prove comportano fare dei test organolettici, quindi questo è quello che fa un allevatore. Non si può prescindere comunque dal partire da una materia prima d'eccezione. Appunto. E visto che siamo proprio sulle materie, sui prodotti di eccellenza, questi diciamo che sono almeno uno o due, sono la storia dei formaggi, diciamo piemontesi se non italiani. Sì. Principalmente abbiamo un Bettermatt, un Bra e l'ostrica di montagna, che la forma sembra un'ostrica. Iniziamo da questo, perché quella da, che si vuole alla storia un po' particolare. Guarda, lo facciamo vedere qua direttamente, che è un po' strano. Dall'altro sembra un'ostrica, però ha un aspetto così. Per un motivo particolare. Ma cioè sì, non è... perché qui voi vedete il formaggio appena nato. Il formaggio deve il suo nome al fatto che viene messo in forma, il formaticum, cioè premesso che il formaggio è solamente latte coagulato, quindi il formaggio è il risultato della coagulazione del latte, e quando l'uomo scopre il principio della coagulazione, in quel momento trova quasi magicamente il modo di conservare il latte, che è questa sostanza nutritiva straordinaria. Voi pensate ai nostri progenitori, dei disperati, che tutte le mattine si svegliavano, se avevano consumato l'ultima preda, la carne che avevano catturato 10, 12, 15 giorni prima, se lo stomaco era vuoto, dettava la sua legge terribile: o mangi o muori. E quindi dovevano andare a caccia, e per andare a caccia voleva dire che si spostavano continuamente. Quando dico dei disperati, dico dei nomadi che non potevano trovare mai requie, perché la loro alimentazione scappava davanti a loro. I suoi cuccioli, quelli che aveva generato, non sappiamo niente di come venisse considerata la procreazione, eccetera, era un istinto naturale. La femmina produceva un cucciolo di uomo che si sviluppava succhiando le ghiandole mammarie della femmina. Quindi questo latte, questo prodotto bianco bagnato, liquido, che sostituiva la carne. E non era un microbiologo il nostro progenitore, non sapeva niente di proteine, di grassi, di vitamine. Ha fatto un corso così, sì, ma smart. Ma il corso l'ha fatto a prezzo della sua sopravvivenza. Però si accorge dell'importanza di questo liquido, però non lo sa conservare. Avrà fatto di tutto, avrà squartato le femmine, avrà fatto morire i cuccioli per poterlo usare fino al giorno in cui scopre il principio
della coagulazione. Si accorge che quel liquido lì, gestito in un certo modo, cioè specificamente lasciato nello stomaco dell'ultimo animale che era stato cacciato e abbandonato lì lo stomaco, quando, dove c'era dentro, era una specie di gavettone, una busta molle con dentro il liquido bianco, torna e lo trova rappreso, lo trova coagulato, lo assaggia, è buono. Non solo è buono, dura nel tempo. È per quello che dico, siamo emozionati sempre quando parliamo del formaggio, perché parliamo della storia dell'uomo. Di una scoperta, quando, scoperta. Esatto, cioè, noi adesso siamo qui e stiamo usando tutti degli strumenti che sono delle invenzioni. Io sono venuto qui usando un'automobile che è un'invenzione. Mi avete telefonato, un telefonino è un'invenzione. Il formaggio è una scoperta. L'uomo scopre questa cosa, che può conservare le proprietà straordinarie e nutritive del latte, che è un concentrato di proteine e di grassi, e non ha più bisogno di uccidere gli animali. E adesso veniamo al fatto che quando il formaggio nasce come il fatto di raccogliere nel contenitore in cui si è messo il latte, lo si è fatto coagulare, la cagliata, cioè i frustoli di grassi e di proteine che si sono separate dalla parte liquida. Mettiamo un telo dentro nel nostro contenitore, nel calderone, estraiamo e estraendo, ecco che invece di andare in una forma specifica prende la forma del telo con cui è stato estratto, l'estrazione della cagliata, il momento, anche il momento magico in cui il formaggio nasce. No, date un'occhiata al colore. Siamo i nostri amici collegati su Televideo. Diamo un'occhiata al colore, vediamo un timbro, una tonalità di colore che va da un bianco avorio a un giallo pallido a un giallo paglierino. Quando voi avete un formaggio bianconeve sapete che è un formaggio o di pecora o di capra. Quando avete il bianco sporco, il giallo tenue, il giallo paglierino, sapete che abbiamo una vacca che ha mangiato o in inverno o in primavera o nel pieno dell'estate. Il giallo quando il pascolo è il più ricco possibile, la biodiversità di questo pascolo è mostrata da quel giallo paglia e troviamo negli aromi e nei gusti, troviamo la ragione per la quale quel formaggio vale la pena di essere consumato. Bertelmatt, paragonato a essere la Rolls Royce dei formaggi italiani, noi ne abbiamo parlato come il formaggio più raro del mondo, facciamo vedere agli amici a casa che cos'è, perché è considerato così, insomma, perché è così raro, viene paragonato appunto alle Rolls Royce dei formaggi italiani. Anche noi ne abbiamo parlato. Più raro del mondo. Più raro del mondo. Che storia ha questo formaggio? Perché? Intanto Bertelmatt è un luogo. Okay. Bertelmatt individua uno degli alpeggi più alti delle valli ossolane, allinea un'erba che è la cosiddetta mottolina, che è un'erba fortissima. È la prima erba che esce come una montagnetta fuori dalla neve. Prendere acqua, grandine, neve, a meno che non si scia. Tendono, se non si scia, ma l'animale scia a modo suo, quindi tendono poi a scendere gli animali. Quindi la rarità del prodotto è legata all'ambiente anche. Diciamo che si può considerare di montagna formaggi prodotti oltre i 600 metri. Qua si parla di 2002, sì. Quindi super anche montagna. Lì c'è montagna e montagna, quattro volte per c'è quattro montagna per. E montagna, comunque formalmente la montagna è oltre i 600 metri, qua siamo veramente in un ambiente naturale, certo, davvero estremo. Questo descrive anche la ragione di una modularità dei prezzi, certo, che descrivono obbligatoriamente l'imprint che hanno i formaggi attraverso la gestione in ambiente più difficile. Ma però sembra anche di tornare, scusa, ti interrompo, un po' indietro nel tempo.
sentendo questa storia su a 2200 metri, mi ricorda un po' Heidi, capito? Sì, che sì. Sei lì in alto e sotto c'è poi tutto il mondo frenetico, quello che siamo abituati oggi, e c'è ancora quella piccola parte di, sembra quasi 100 anni fa, che segue così. Quelle stesse sì, tradizioni, che sembra al di fuori del mondo e affascina, e riuscire poi ad assaggiare, a proporre poi, grazie a voi e metti grazie a noi per l'online, un prodotto del genere con una storia potente come quella del Battlemat, cioè è proprio bello. Sì, perché siamo abituati ad avere tutto subito, tutto standard, il formaggio standard, quello standard, quando qua invece sì. C'è, oltre che l'erba, il latte, il c'è una tradizione dietro. Il formaggio, dico io, fatto ovunque, da chiunque, con qualunque latte, con tutto il rispetto. Però bisogna poter valorizzare le differenze, e le differenze ci sono, anche se non ci sembra che ci siano. Scendiamo in Basso Piemonte, abbiamo qua un bra, ma lo state dicendo un po' fuori onda, cioè anche in onda fuori onda, una peculiarità del bra. Sì, si diceva prima, appunto parlando un attimo, che bra comunque rappresenta, è un grandissimo formaggio, è una grande DOP piemontese, molto rappresentativa chiaramente del Basso Piemonte, ma in sé è un formaggio che porta il nome di una località nella quale non viene prodotto in Bra, non c'è produzione del formaggio Bra, è tutto prodotto nelle zone vicine, nelle zone attigue. In realtà si identifica con Bra DOP tutta una serie di produzioni di formaggi che seguono un rigido disciplinare, che sono prodotti nella zona di vicino. Però ecco, quando una persona mangia un formaggio, un Bra, così come quando mangia un gorgonzola, non necessariamente mangia un formaggio prodotto a Bra o prodotto a gorgonzola. Sono un po' delle, anche in questo caso, delle consuetudini. E velocemente anche il discorso della DOP poi non identifica la qualità di un prodotto. La DOP dà un contorno entro il quale va, entro il quale va prodotto. Ci dà una direzione. Sì, esatto. Con una laurea. Però ci dice poco sulla qualità del prodotto. Ma ti dicevi? No? Come avere una laurea in architettura. Architettura, esatto. Quindi. Hai una laurea in architettura, ma questo non fa di te capace di costruire un palazzo, un ponte, esatto. Una casa. Però ti ha dato gli strumenti per, o meglio, va a disciplinare quella materia. Sì, sicuramente da una parte la DOP o le certificazioni in generale hanno dato lustro a prodotti che prima probabilmente senza la denominazione erano un po' nascosti. In altri casi ci sono Battlemat e testimonianza del perché non voler entrare in un disciplinare. In alcuni casi ci sono DOP o DOCG, ad esempio sul vino, dove in realtà ha fatto molta inflazione, perché essere un DOCG vuol dire allora posso metterlo a un prezzo molto più alto, molto più alto, sì. Su diverse categorie. Sul formaggio, come sempre, aleggia il vado a comprare il formaggio, come dicevamo prima. Tra l'altro, ragazzi, mi scuso, però adesso, non avendo l'orologio, non l'ho visto, ma ho intravisto dall'orologio di Nikas che io devo rientrare, perché domani mattina proprio devo andare molto presto da un nostro produttore, non DOP in questo caso, e dobbiamo andare a fare la selezione dei formaggi in alpeggio. In alpeggio. E come dicevamo in Buffanti, non c'è mai limite al peggio. Se vogliamo mai peggio. E ci lasci così. Grazie. Potremmo anche fare una maglietta in collaborazione. Esatto. Grazie mille. Ciao. Sai che prima abbiamo detto del formaggino, l'altro formaggino, il Castelmagno. Ne mancava uno infatti. Però tutti e due avevamo. Sì, guardalo qua, ma che bello. Anche il signor Carlo ha detto, secondo me questo sta bene con. Con cosa facciamo? Ci si cucina qua. Beh sì, io no. Cioè io non. No, ho capito. Io no. I don't speak. Facciamolo I don't speak vedere. De cucina. Allora. Ma meno male che ho un asso nella manica. Guarda l'asso. Un passo nella manica. Potremmo farci fare due gnocchi. Sì, facciamoci fare da inizio alla fine, cioè che sì. A me al massimo la spadellata alla fine giusto per fare la foto. Sì, ma meno male che conosco, io conosco. Anch'io conosco, Se è la stessa persona, sì, non diciamo in coro che magari io dico qualcun altro. No, allora abbiamo qui una chef che preparerà gli gnocchi al Castelmagno per noi, visto che... Per noi. No, per noi. Quindi diamo il benvenuto, senza ulteriori indugi, a Ivo Ferraro. Ivo! Che arriva correndo. Sta correndo perché ciao, ha già visto che il suo bicchiere. Ciao. Benvenuta nella nostra cucina. Ti ho già riempito il bicchiere che metti che dici, sai. Si cucina sempre con un buon vino. Sempre. Quindi benvenuta appunto nella nostra cucina, la cucina di Piedmont Delights.
con Guffanti, forse l'affinatore di formaggi. O professore. Abbiamo portato queste tre specialità, il Bet, il Mat l'ostrica di montagna e il Bra. Però poi con il Castelmagno abbiamo pensato, che insomma... Cosa si può fare? È la piemontesità per eccellenza. Certo, non si può parlare dei formaggi piemontesi senza parlare del Castelmagno. Il comune di Castelmagno parte dai 350 metri di Campo Rosso e arriva fino al Passo del Mulo, 2200 metri, con tutte poi le vallate, le aperture della vallata destra e sinistra. Le famiglie hanno relativamente poche bestie. Voi immaginatevi la famiglia agricola dove bisogna guardare i vecchi, i più giovani, i bambini, le bestie, coltivare la terra, l'orto, e poi c'è anche da gestire il risultato della coagulazione del latte. Se il latte è poco, piccole quantità. E allora che cosa si fa? La saggezza contadina. Si unisce la cagliata di questo giorno con quella di domani. E facendo questo, si, per amalgamare bene le due cagliate, si deve rompere la cagliata. E poi quella del terzo giorno, dove, che si unisce alla cagliata del secondo e del primo, in poche parole. Dopo una settimana, pur di non avere in casa sette formaggini da gestire, ma averne uno solo di 6-7 kg, si è creata la modalità di gestione del formaggio a pasta rotta. Il largo mercato. Consumo ci ha portato anche a vendere il formaggio prima del tempo, ma altrimenti il Castelmagno è il più grande formaggio erborinato da pasta rotta che si possa conoscere. Quindi qua usciamo qui, un'esclusiva di Sky, sì. Il formaggio erborinato. Sì. E qui non so come lo facciamo vedere, adesso qui c'è proprio questo inizio di erborinatore che non è una muffa. No. È il adesso formaggio che sta cominciando a elaborare. Elaborare. Esatto. Ma senza ulteriori indugi, esatto, lo trasformiamo, quindi con uno schiocchio di dita magicamente ci trasformeremo e faremo Alcuni gli gnocchi. Due no, però no, ci no, no, noi ci trasformeremo. Te vedi? Siamo dall'altra parte. Magia. Siamo magia. Noi gli ospiti, praticamente. Sì, esatto. Magia, guarda. Io mi è già al lavoro per creare... La fondutina. Fondutina per il gnocchi a Castelmagno. Adesso io vado di là e me lo mangio tutto. Perché no, perché a parte che io me lo sto facendo da, da un bel po', che ogni pezzettino, dopo... fai conto che la forma... Adesso vedi che era così, ma prima era molto di più. Vabbè, c'è quella. C'è quella. Io mangio quella. Visto che noi siamo così bravi in cucina, come si fanno, come esaltare al meglio un prodotto che è ovviamente qualitativo? Esaltarlo al meglio e mangiarlo da così. Solo. Ok. Partiamo dall'ABC. Poi adesso facciamo una fondutina, quindi mettiamo la panna a bagnomaria. Un cubì di panna. È un cubì, perché è un cubì. E dopo andiamo a mettere all'interno un po' di Castelmagno, direi tutto, perché sennò non riusciamo a sfamare tutti. Tutti, perché comunque voi non vedete, ma qua dietro siamo una cinquantina. Ecco, quindi in realtà... Ho fame. Ok. Ho fame. Perfetto. E adesso con una santa pazienza aspettiamo che il Castelmagno... Io bevo intanto. Sì, tu non puoi, Imma, perché tanto come non stai girando. Non puoi cucinare, stai bere e cucinare. Carlo, hai già finito tutto il vino. A parte che c'è anche un brindisi che si poteva fare, ma mica tanto ha già finito di bere, quindi fuori, niente. Fuori. È come quando sei col bicchiere di plastica. Esatto, come prendi quando hai l'acqua. Ecco. Anzi, se non si fa questo piccolo brindisi, non viene bene. Eh no, non viene bene. Se non l'avrei consigliato. Quindi se viene male, colpa mia. L'ho anticipata. Sì. Bravo, Carlo. Pronti gli gnocchi. Sono pronti gli gnocchi. Sono quelle classiche magie della televisione. Sì. Il bello della diretta. No. Questa è guarda, vita reale. È TV verità. Mistero. Imma voleva impiattarle molto prima. Poi gli abbiamo detto di aspettare un attimo. Tu lo sai.
tanto. Nella cucina di Piemonte Lights pulisce Tommy. No, abbiamo l'idropulitrice. No. Poi finisce qua, stacchiamo tutto, l'idropulitrice. No, la cambiamo ogni volta. Eh sì. Teoricamente gli gnocchi non andrebbero toccati, però noi li tocchiamo. Diamo fastidio. La facciamo a modo nostro. E faremo la cascarata. La fase magica dell'impiattamento. Senza un cucchiaio, Carlo, diventa molto complicato. È il momento della verità. Però. Abbiamo preso IMA apposta perché è una problem solving così. Sì, esatto. Che è l'arte dell'arrangiare, no? E quindi... Va che buoni. Va che buoni. Però non è finito perché io ci metterò il mio tocco. Ah, ok. Sì, sì, no, ma sì, sì. No, io non ho grosse poi se vuoi una fogliolina dell'oro, scegli la pianta. No, da buona. È un po' così sintetica, però. La. Hashtag food porn. Hashtag food porn, direi proprio sì. Stra food porn. Guarda, adesso qua bisogna fare... Metti Barry White come sottofondo. Tell me why. No, non Barry White, non tell me why. Ah, tell capito. Me white. Tell me white, Barry White. Uomo di poca fede, ricordati. Guarda qua. Quattro forchettine. Quattro forchette, se le abbiamo. Andiamo con le forchettine. No, sono là, guarda. Là dietro. O queste. Però, o queste. Guarda che bello. Là. Allora. Guarda. Scusate. Prego. Voilà. Prima l'ospite. Il professore. Il professore, professore, inali anche questa scorzetta di limone che non fa mai male, lo so che... No, niente. Facciamoli vedere al pubblico a casa. Guarda qua. Saltare sul divano, gnocchi, piedi sul divano come Guido Meda. Gnocchi, Castelmagno e, diciamo e una sgraffignata. Buon formaggio a tutti. Buon formaggio, buon formaggio a tutti. Buon formaggio. Formaggio. Così, come un cincin, visto che il vino... Quindi per celebrare la prima puntata della nostra nuova serie, buon appetito. Buon appetito. E grazie Imma gnocco. Che ci hai salvato. Con lo gnocco. Grazie. Sto in mezzo grazie a tre gnocchi. No, il limone è proprio quella cosa che ci sta, l'acido che... E quindi concludiamo così la prima puntata. Ringraziamo prima di tutto Guffanti, Carlo. Vabbè. Ma prima di tutto i formaggi. Prima di tutto i formaggi ringraziamo. Vabbè, ringraziamo il formaggio, ringraziamo chi l'ha saputo ulteriormente valorizzare. Wow. No, ringraziamo i nostri ospiti per aver partecipato a questa nostra nuova rubrica. Questo nostro format, rubrica. Esatto. E ci vediamo la prossima settimana con altri. Direi di ringraziare, siamo io, Mikas e questa volta Giulia. Giulia. La prossima vediamo con chi sarà. Però grazie a tutti, spero vi sia piaciuto. Voi l'avete finito, io invece. Io uso gli gnocchi. No, io finisco. Finisco così.